di più. Ti amavo, sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via lasciando amaro nella mia bocca. Ci vuole te, ci grida il nome. Sì, il nome è tuo, ma inutile. Ti inseguono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via come una rondine, ha dovuto andare via in quanto c'ha un'amica non bene e ha bisogno
bisogno d'aiuto. Lei è una donna meravigliosa, che mi ha aiutato anche a stilare il libro, l'antologia Mamma Donna Meravigliosa, è presidente delegata Italia, quindi ha dovuto andare via. L'avrei voluta vicino a me, però sei già venuta per onorarci. Noi siamo della DILA, io sono vicepresidente dell'associazione DILA, porto i saluti anche da Bruno Mancini e da tutto lo staff. La nostra amica Milena rappresenta la presidente delegata Campania, nello stesso tempo rappresenta anche come delegata vari paesi, varie nazioni americane, anche il Brasile. Quindi dobbiamo lavorare per il connetto. Ecco, quindi io saluto tutti, che adesso mi vedranno, perché Bruno Mancini poi ci porterà, grazie a lui, su YouTube. Ringrazio tutti i soci e gli amici della DILA e anche voi presenti. Adesso io desidero, però, voglio dare l'onore anche al Comune di Montinia che ci ha dato questa onorificenza. L'assessore alla cultura Maria Rita D'Alessio, il sindaco Aligio Don Polillo e anche la mia amica nonché alunna del Vittorio Veneto, Beatrice Milani. Prego, poi facciamo parlare l'assessore alla cultura. Allora, facciamo un piccolo intervento, visto che mi tengo solo un attimo, poi lascio volentieri il posto a questa autrice. Allora, che possiamo dire alla mia insegnante? Dopo tanti anni non l'ho più chiamata professoressa, mi fa ancora un po' strano non chiamarla professionessa. Però la vita insomma ci dà diverse possibilità e da luna insomma adesso sto in veste di amica innanzitutto e poi rappresentante del comune di Pontinia nella qualità di assessore. Ecco, oggi si parla, l'argomento di oggi è l'amore, l'amicizia oltre la morte. E l'amicizia oltre la morte. A me in poche parole le voglio dire in memoria di mio padre. Qual è l'amore per un genitore? Un amore forte quanto per un genitore, no? Ci sono questi amori che comunque, secondo me, vanno oltre la morte, perché non si può interrompere un rapporto, diciamo, di questo tipo. Si può trasformare. Il primo tempo è comunque tragico perché si sente tanto il distacco. Nel tempo si allenta un pochino il distacco, ma si sente comunque la presenza. Io sento la diversa presenza di mio padre nella mia vita, ma dentro di me lo porto sempre come nel primo istante che l'ho conosciuto, insomma. Il carissimo Benito Milani. E sono orgogliosa ogni volta che racconto qualcosa di lui e di quello che è stato anche lui per Pontinia. Quindi ecco, l'amore oltre la morte. L'amore non ha fine, l'amore continua sempre nel tempo, si trasforma, questo è in poche parole. E poi vabbè, uno ha avuto anche altre presenze, ma l'amore più vicino per me è mio padre, posso anche dire nonni, però comunque sento una presenza un po' più lontana, ma un genitore è un genitore. E spero di sentire sempre più lontano gli altri distacchi, però la vita è fatta anche di questo. E dobbiamo cogliere l'attimo ogni giorno, vivere ogni giorno nella pienezza della vita, perché la vita è amore, amore in tutte le dimensioni, nelle amicizie, nei rapporti familiari, nei rapporti con i figli, i genitori, eccetera. Quindi ecco, questo piccolo pensiero che voglio dare a tutti, per me l'amore oltre la morte è questo, non è altro che una trasformazione e continuità. Dopo una grande sofferenza, perché si sa che il distacco dà tanta sofferenza, però poi piano piano è come un germoglio che piano piano poi cresce ed è una bellissima piantina nuova, che è diversa da quella che già c'era, però c'è, si trasforma. Ecco, questo è il mio pensiero.